Protocollo d'intesa tra Provincia e Monte dei Paschi a sostegno delle imprese che investono nella green economy. Turismo. 70.000 euro in favore dello sviluppo e della promozione del turismo termale. Trasporto pubblico. La provincia mantiene alta l'attenzione sui servizi ferroviari nel territorio. L'intervista con l'assessore all'istruzione e alla formazione Simonetta Pellegrini. La provincia di Siena ha firmato un protocollo di intesa con Banca Monte dei Paschi a sostegno delle imprese che vogliono investire nella green economy con progetti innovativi di alto valore energetico e ambientale. Banca Monte dei Paschi di Siena individuerà strumenti finanziari specifici per le imprese per favorire la realizzazione di investimenti nel comparto delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica a condizioni economiche agevolate rispetto allo standard praticato dalla banca su prodotti analoghi. Sull'argomento abbiamo intervistato il presidente della provincia Simone Bezzini. Abbiamo trovato la collaborazione, per questo come dire, li ringraziamo, insomma, dei dirigenti della Banca Monte dei Paschi che in qualche modo hanno messo in campo dei prodotti che vanno in questa direzione, che vanno nella direzione appunto di sostenere la green economy, l'energia rinnovabile, l'efficientamento energetico. Noi insomma mettiamo a disposizione attraverso la nostra agenzia, attraverso la PEA, il supporto di consulenza, diciamo che in una prima fase tra l'altro sarà gratuito, ai soggetti che in qualche modo intenderanno ovviamente avvalersi di questi prodotti. Quindi l'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente fa l'istruttoria tecnica, poi ovviamente la banca diciamo fa il proprio mestiere, diciamo, mettendo a disposizione i prodotti finanziari. Ammontano a 70.000 euro le risorse attratte dalla provincia di Siena per il sostegno allo sviluppo e alla promozione del turismo termale grazie al progetto Le Province del Benessere, promosso da 11 province italiane e coordinato dall'Unione delle Province Italiane e Federterme. Le risorse attratte dalla provincia di Siena serviranno a far crescere il turismo termale, integrandolo con le attrattive culturali, ambientali e naturalistiche del territorio. La provincia di Siena continua a tenere alta l'attenzione sui servizi ferroviari rivolti ai numerosi pendolari che ogni giorno utilizzano il treno sulle linee che attraversano il territorio senese. Per saperne di più abbiamo raggiunto l'assessore alle politiche per la mobilità, Marco Macchietti. La situazione continua ad essere molto complessa, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi che vengono resi ai pendolari, sia per quanto riguarda la qualità del materiale rotabile. E anche rispetto alle ultime novità, in particolare per quanto attiene al treno veloce sulla Siena-Firenze, ha dei costi importanti e quindi la Regione riteneva opportuno andare al superamento di quella che a questo punto mi viene da chiamare sperimentazione, perché questo treno era stato istituito poco più di un anno fa. Io credo che servano anche in questo certezze per i pendolari. Non si può ad ogni cambio di orario doversi riorganizzare la vita perché una volta per un motivo, una volta per un altro vengono stravolti i servizi. Per cui posso comprendere le motivazioni della Regione, ma ancora di più comprendo i problemi che queste scelte producono ai pendolari. Sapevate che si è da poco svolta l'edizione 2013 dell'Eroica? Sono stati oltre 5.000 i valorosi che domenica 6 ottobre hanno partecipato alla corsa cicloturistica d'epoca più importante e famosa al mondo. Molti i campioni del ciclismo che hanno voluto partecipare, come il grande Felice Gimondi, che per l'Eroica 2013 ha indossato la maglia di campione del mondo che conquistò a Barcellona nel 1973. Da evidenziare anche la partecipazione di Francesco Moser e del giovane nipote Moreno Moser, che a marzo scorso ha dominato l'Eroica dedicata ai professionisti. L'Eroica ha visto anche una grande partecipazione di donne e di ciclisti stranieri, arrivati da 39 diversi paesi. L'intervista di questa settimana è con l'assessore all'istruzione e alla formazione Simonetta Pellegrini. Assessore, parliamo di lavoratori disabili. La provincia di Siena ha stanziato 370.000 euro a sostegno dei lavoratori disabili. Sì, è un bando che abbiamo aperto nei mesi estivi e che scadeva il 13 di settembre come prima scadenza. Poi ce ne sarà un'altra con i residui che sono 90.000 euro entro il 31 ottobre. A che cosa serve questo bando? A cercare di dare possibilità di lavoro concrete a soggetti disabili, a disoccupati disabili che in questo momento, in un momento di grave crisi nel mercato del lavoro, hanno difficoltà in più proprio per la loro condizione di disabilità.
E con questo bando abbiamo finanziato le aziende che assumono a tempo indeterminato, quindi ci saranno 10 assunzioni, 2 trasformazioni da contratti a termine a contratti a tempo indeterminato, e sono aziende private sostanzialmente. Poi c'è un progetto speciale che abbiamo promosso nei confronti delle cooperative sociali, ha aderito la cooperativa Solidarietà, e con questo progetto, che è un laboratorio protetto, che quindi diciamo aiuta il disabile particolarmente grave, cioè qui si tratta di disabili che hanno nel campo della salute mentale, a inserirsi in un contesto lavorativo. In questo caso è un progetto applicato all'università, e questo consentirà il permanere ancora dentro l'università di 12 persone della cooperativa Solidarietà, che attraversa un momento di profonda crisi e che l'università non era in grado di proseguire. Gli altri interventi sono tirocini, sono 36 tirocini, tirocini formativi che poi possono in seguito poi produrre delle esperienze lavorative. Cambiamo argomento, parliamo di dispersione scolastica. Il 23 ottobre al Liceo Galilei ci sarà un'iniziativa della provincia per capire qual è il dato della dispersione scolastica e cosa si può fare. Siamo di fronte a una situazione che ci preoccupa, e ci preoccupa perché è un dato ormai che non riusciamo, come dire, a definire un fatto transitorio, si sta ripetendo negli anni. Il convegno del 23 ha proprio questo scopo, quello di presentare percorsi scolastici e di carriera degli studenti in provincia di Siena, in particolare nella scuola superiore e anche dalla scuola superiore all'università. Quindi anche progetti, percorsi di successo scolastico. Però in particolare poi vogliamo focalizzarci su questa situazione dei progetti che noi abbiamo contro la dispersione, perché ne abbiamo molti, abbiamo fatto molte esperienze. Intanto vorrei dire che anche il 10 ottobre si è svolto un seminario sull'orientamento per gli insegnanti e i tutor dei centri impiego, perché per prevenire la dispersione scolastica bisogna prima di tutto iniziare anche dalle scuole medie per indirizzare i ragazzi verso le scelte giuste. Poi abbiamo corsi di formazione professionale per il recupero dei ragazzi che hanno abbandonato la scuola, l'intervento dei centri territoriali permanenti, esperienze anche di progetti europei. Quindi ecco una sostanza di azioni che vorremmo esaminare e studiare per capire quali sono i migliori interventi per prevenire e ridurre questo fenomeno preoccupante.